curiosare tra i tifosi doc, spettatori d'eccezione di questa finale, primo e secondo posto del secondo campionato calcio a 7 qui a Maddaloni, una larga rappresentanza del San Marco Trotti, io direi in onore dell'Europet perché militano l'attaccante Andrea Di Martino, l'allenatore mister Piscitelli, i nostri microfoni Giovanni Barletta, Antonio Piscitelli e Marcello Lucia. Antonio Piscitelli, a te la parola, visto che non parli mai, che non devi fare informazioni. Il tuo pensiero su questa finale, visto che sei il tuo parere sempre tra quelli più piccati e ascoltati. Allora, innanzitutto buonasera Mario, niente, ho ricevuto una telefonata oggi pomeriggio per quanto riguardava questa partita dove giocano Andrea Di Martino e il nostro mister Nicola Piscitelli. Abbiamo fatto un giro di telefonate, ci siamo venuti a vedere questa finale che è una bella partita. Sì, sì, è un bel campionato, una bella finale e spero che vinca la squadra Eurobet dove gioca il mister e il nostro amico Andrea Di Martino, che ha fatto anche un gol, tra l'altro, è un bel gol. Sempre il fiuto del gol, non gli manca mai ad Andrea. Niente, per quanto riguarda il San Marco, siamo in un periodo di pausa anche perché il presidente starà allestendo in questo periodo la squadra per fare bene anche l'anno prossimo. Partendo da voi tre, ti farebbe piacere rimanere? Penso che siamo riconfermati tutti e tre perché dopo oh, vabbè, ce ne sono anche altri, però dopo la cena fatta e la riunione il presidente ha riconfermato un bel po' della squadra dell'anno scorso e penso che arriveranno nuovi compagni il quale daremo i benvenuti sicuramente. E adesso passo la parola al mio amico, alla mia sinistra, Marcello De Lucia, sempre il nostro capitano, e niente Marcello, la parola a te. Precisiamo ex capitano perché adesso il capitano è Valentino Picozzo. Un saluto anche, un saluto al parente. Valentino sia è sempre uno di noi, Mario, io stavo bello tranquillo a casa, stavo vedendo la partita. Poi viene lui e mi porta da Mario Fantaccioni. E da che è stata la vostra guida? Che è sempre una bella, diciamo, emozione. Intervistarsi, magari farsi intervistare da te. Il resto, sono contento di ritrovare sempre Giovanni Balletta che sta sempre sui campi come Antonio Piscitelli. Niente, spero l'anno prossimo di ritrovarci di nuovo insieme a San Marco Trotti. A me dispiace magari per dicembre, per motivi di lavoro magari ci sono stato poco tempo con la squadra, però mi ritengono ancora un capitano, quindi vuol dire che qualcosa di buono ho fatto. Il resto per questa finale spero che vinca il mister e Eurobet e Di Martino, il bomber che ha segnato pure l'1-0. Poi spero che il presidente faccia una bella squadra per l'anno prossimo vincente. Per gli allenamenti soprattutto, perché purtroppo, come sanno tutti, il presidente, il mister, noi tre e qualcun altro abbiamo problemi lavorativi. Magari l'eccellenza è un po' difficile, però magari una promozione vincente, sempre gli allenamenti, magari come l'anno scorso, di vincere questo campionato che la tifoseria... Sì, sul campo poi, come sai, la tifoseria di San Marco è veramente una... Molto calda. Poi ti vogliono bene, ti stimano molto. Passo la parola al bomber Giovanni Balletta. Come sempre veloce. L'ultimo saluto al capo ultra del San Marco Trotti, Natale Nuzzo. Grande Natale Nuzzo, anche personaggio storico, grazie. Grazie capitano. Mario, volevo salutare te, Radio Caserta Nuova. Abbiamo portato fortuna perché io spesso inizio campionato, come veniamo? Sì, sì, infatti. Niente, un saluto ai miei amici, al mio capitano Marcello, che è stato sempre il mio capitano, lui precisa ex, al mio amico Antonio. E poi sì. Mario, non per qualcosa, ma siamo amici sia nel campo ma soprattutto fuori dal campo, siamo ragazzi che ci vogliamo bene l'uno. Sì, infatti questo volevo precisare, quest'anno oltre il calcio è nata questa amicizia forte, a me fa solo piacere e basta. Grazie, niente. Ti aspettiamo in radio, un grazie a Giovanni Barletta, Antonio Piscitelli e Marcello Lucia. Un ultimo saluto all'amico Mario Pagliuca da Mondragone, il quale gli faccio i miei auguri per l'inizio di questo campus
2 giugno dobbiamo stare a Mondragone perché Mario ha fatto questa, diciamo, questo campus per i ragazzi di Mondragone e gli facciamo i nostri migliori in bocca al lupo e lo andremo a trovare sicuramente.